E allora siamo in procinto di iniziare questa seconda giornata del meeting di Arezzo con la prima gara di corsa ai 400 ostacoli femminili e la gara di salto triplo femminile. Partenza regolare per questa prima gara di corsa. 400 ostacoli, sicuramente una delle gare più impegnative. E vediamo intanto proprio Magnifico che sta conducendo la gara in quarta corsia. Per la pistoia atletica, adesso sta recuperando anche sulle atletiche, sono le corsie esterne, quindi riduce le decalage che aveva avuto all'inizio. Ed ecco, siamo nel ritegno conclusivo, sempre Magnifico, ultimo ostacolo. Abbastanza sofferente, però sta giungendo al traguardo, bravissima, quindi Magnifico, poi Bezzerra in seconda posizione. Partenza regolare, la tiene presente in terza corsia, miglior tempo di accredito per Paterni della Virtus Lucca, e ci sembra che Paterni abbia preso già direttamente il comando quando siamo a quasi metà gara. Ultimi 200 metri sempre con Mattia Paterni della Virtus Lucca al comando della gara, e lo vediamo proprio all'inizio a metà curva. E adesso rettilineo finale, se mantiene ancora questo ritmo sembra che ce la faccia, anche se all'interno vediamo che il compagno di squadra lo sta tallonando. Ancora Paterni, ultimi metri, e vediamo, sono appesantiti, ma ce la fa comunque a vincere su Sagninmeni e poi a Righi. Questi dovrebbero essere i primi tre atleti classificati di questa serie dei 400 ostacoli maschili. E dopo il primo turno di salti abbiamo l'atleta dell'Atletica Pontevecchio di Bologna, Fabri Erika, con 12.22 al comando, e poi abbiamo con 12.09 la Al Aumari Jasmine della Firenze Marathon in seconda posizione, 11.98 invece per Costanza Vecchi in terza posizione, che salta in questo momento. Quindi molto vicini le prime 3-4 atlete attualmente in gara. Ha regalato purtroppo 10, anche più, 15 centimetri alla pedana. E non ci sono stati miglioramenti da parte delle atlete. Naldi Cecilia, che aveva fatto nullo la prima prova, 11.17 in questa seconda prova, e siamo pronti per la finale, per la serie migliore dei 200 piani femminili. Ricordiamo Orini, Cattaneo, Buongiorni, Siracusa, Allò, Ricci, Rinaudo e Moscatelli. Partenza regolare, quindi da seguire la terza, quarta e quinta corsia. E vediamo subito all'esterno, ecco quelle corsie centrali, vediamo la Buongiorni, quella bionda
in terza corsia, poi la Siracusa in quarta. E vediamo che lotta serrata fra la Buongiorno e la Siracusa. Buongiorno Siracusa, Buongiorno Siracusa. E poi la Ricci. Queste sono l'ordine d'arrivo delle prime tre atlete. E ora vedremo un pochino il risultato, che dovrebbe essere abbastanza importante. 23-16 per la Buongiorno. E poi vediamo anche la seconda, vediamo il secondo risultato anche. 23-54 anche per Siracusa. E la Ricci, vediamo anche Ricci, il terzo tempo per la Ricci. 23-70, ecco qua le prime tre, venite qua le prime tre, complimenti, veramente grande risultato. Allora andiamo subito con Anna Buongiorno, che sicuramente è soddisfatta di questo risultato tecnico, ma soprattutto per quello che potrete dare ancora. Vedo che state crescendo notevolmente. Grazie, grazie mille. Sono arrivata in fondo morta. Mi sono maledetta per aver iniziato la stagione con un 2, ma non mi aspettavo questo risultato. Stavamo ovviamente bene con Irene perché abbiamo preparato i World Relays, che sono andati benissimo. Abbiamo vinto. Oltre le nostre aspettative. Abbiamo colto un'occasione enorme là e questo ci ha dato la carica per questa stagione, che è importante. Vogliamo fare bene con la staffetta ancora e anche con le nostre gare individuali. Quindi ottimo inizio qui nella mia Toscana. Benissimo, grazie Anna. Sentiamo anche, allora, dopo i 100 di ieri, direi anche oggi un altro grande risultato. Era quello che mi aspettavo con la mia allenatrice, quindi abbiamo rispettato i pronostici oggi. Sono contentissima per Anna, solo questo. Benissimo, e ti sei messa nel mezzo a due grandi personaggi, quindi soddisfatto anche questa di per Ricci, che giunge terza in questa prova importante qui di Arezzo. Non so cosa dire. Niente, sono molto contenta. Spero nel vento, non si sa. Dopo te lo diremo, via. Comunque vabbè, l'importante è già avere ottenuto un ottimo risultato in questa prova, poi vedremo il vento, se non è troppo di favore sarebbe già un importante risultato. Partenza regolare anche per la seconda serie dei 200. 8, quindi serie completa questa della seconda serie dei 100 piani. E vediamo le atlete nel rettilineo conclusivo, nelle corsie. Qui incertezza, vediamo nelle corsie centrali, in terza corsia, seconda corsia, terza, quindi Renzi e Falagiani nell'ordine, dovrebbero essere le prime due atlete classificate. Partenza regolare, però ecco sì sono... E vediamo nella parte esterna in ottava corsia e poi in sesta corsia, nelle corsie interne, seconda, terza e quarta corsia per Bertelli e Cardelli, quindi nell'ordine le prime due atlete per l'Atletica Virtus Lucca e Firenze Marathon. La quarta serie con Benincassa, Martino, Beccheri, Rizzuto, Bofolci, Salvi, Ferri e Cavicchi. Anche qui sono alcune defezioni, ora vedremo in terza corsia per Beccheri. Beccheri al comando per l'Atletica Prato, la vince Beccheri, poi quinta corsia per Isabella Bofolci della Rinascita Montevarchi. Partita, sono in sei in questa serie, mancano le corsie centrali. E adesso vediamo in quarta e quinta corsia, in quinta e sesta corsia, vediamo la sesta corsia con Paladino Elisa,
Paladino Elisa che va a vincere su Becocci e poi su Antonacci. Partita anche la sesta serie, sono in 6. Adesso vediamo nelle corsie, nella corsia centrale, in quarta corsia, però vediamo che nella sesta corsia la Carini nettamente al comando, ed è Carini che la spunta su Novi Benedetta. Mariotti, Petri, Mirelli, Pierotti, Rossi, Cecconi, Nardi, componenti di questa serie, ultima serie 200 femminili. Sono 5 le atlete, quindi 2 defezioni ci sono, mentre vediamo nelle corsie interne ci sembra la Mariotti dovrebbe essere in seconda corsia, sì, Mariotti al comando della gara dell'atletica Cascina. Ultime battute per Mariotti che sta spingendo forte e va a vincere nettamente alle sue spalle in corsia 8 e 3, quindi Nardi e Petri nell'ordine. Ed ecco qui vediamo che Barbara Perez è agli ultimi 100 metri, F45. State inserite alcune gare di master proprio per dare possibilità di prendere punteggi anche per i campionati proprio master, quindi va a completare anche lei la sua prova. Partita questa prima serie, quindi da tenere presente terza, quarta, quinta corsia almeno sugli accrediti, quindi vediamo l'uscita della curva e vediamolo. Quarta, quinta corsia, dovrebbe essere pregnolato, però sta rifacendosi sotto sia Merigioni che Vigliotti. Merigioni, pregnolato, Vigliotti, nell'ordine dovrebbe essere così. Merigi, pregnolato e Vigliotti. Allora, risultato che forse fino a 50 metri dal traguardo non pensavi di riuscire a fare. No, non credevo di farlo. In realtà non sono così in forma, però è stato bellissimo, una gara bellissima. Gli avversari veramente forti. Complimenti, bravo, e andiamo a pregnolato. Dove sei? Dove sei? Allora sono spariti. Te vieni dall'acqua cetosa da Roma, ecco il tuo tempo. Allora, come ti chiami? Vigliotti, sei arrivato terzo. Allora, sei contento del risultato oppure speravi meglio? Comunque per adesso sono contento, però comunque spero di migliorare, e punto a quello. Siamo all'inizio della stagione, quindi ci auguriamo che la stagione possa proseguire regolarmente. È importante trovare sensazioni buone. Partita questa seconda serie, sono in 5 anziché 8, quindi ci sono alcune defezioni. Ora vedremo comunque nella corsia esterna, ci sembra Matteo Matelici in 8ª corsia. Mentre c'è qualcuno a qualche contrattura e vediamo nel finale che Matelici forse ce la fa, sì, Matelici su Daniele, questi sono i primi 2 atleti e vediamo anche partita questa terza serie e vediamo nella corsia 7 leggermente avvantaggiata, però vediamo anche all'interno. Si fanno sotto gli atleti da Firenze Marathon e qui altra incertezza, vediamo che la spunta forse in terza corsia Casucci, ma è un arrivo veramente molto molto incerto tra questi 8 partecipanti a questa terza serie. Jasmine al Omari in testa con 12,55 nel triplo. Seconda Fabri Erika 12,33 e al terzo posto con 12
e 28 è Corinne Chalanchin. E ha fatto una pedana perfetta la Corinne Chalanchin. Vedremo ora quale sarà il suo risultato. Deve migliorare i 12 e 28 che aveva fatto nel penultimo, nell'ultimo 12 metri tratti. Questo è il terzo e ultimo turno di finale. Eva Bianchi che ha saltato e adesso vedremo anche lei, aveva 11,83, miglior risultato. ...11,60, mentre intanto è partita la quarta serie, e vedremo gli atleti all'uscita della curva, molta incertezza, vediamo comunque le corsie esterna dell'Algarezzo. Madiai che dovrebbe aver vinto questa serie dei 200 piani. Buono anche questo salto per Vecchi, aveva un 11,98, vediamo se riuscirà a migliorarsi. 11,33, quindi niente, ancora. E ora andiamo invece alla Jasmine Alomari che è in testa con 12,55, ultimo salto per lei. Regalato un po' di centimetri agli altri. ...12,17, quindi probabilmente se aveva azzeccato bene la pedana si avvicinava al suo miglior risultato. E adesso l'ultima prova anche per Erika Fabbri che aveva un 12,33, quindi è al secondo posto attualmente, vediamo se con lei si concluderà poi la gara di salto triplo. E la pedana ci sembra perfetta. Vediamo il risultato, mentre intanto si sta preparando la quinta serie dei 200 piani con Pollicino, Lucattini, Mandolini, Botti, Cuccoli, Belardini e Mori. 12,35, si è migliorata di 2 centimetri, con questo si completa la gara del salto triplo. Partita anche questa quinta serie. E vediamo, in settima corsia dovrebbe essere l'atleta dell'Alga e anche Mandolini all'interno corsia centrale, quindi Belardini, Mandolini e Belardini nell'ordine, entrambi gli atleti dell'Alga
Atletica Arezzo. Partita anche la sesta serie con Spadini, Franchesi, Calamini, Mazzini, Nicolia, Giovannetti, Peroni. E ora vediamo nell'uscita della curva, all'esterno ci sembrano Giovannetti, Peroni, Giovannetti che va in sesta corsia, anzi è Nicolia dell'Assicurazione Rosso di Firenze che va a vincere questa prova. La settima serie, ultima per quanto riguarda i metri 200, sono De Magistris, Calà, Fragnelli, Righi, Capriani, Cuggia e Bartoletti. E vediamo nel finale in quarta corsia, però anche la sesta corsia che va a vincere, quindi Capriani su Fragnelli. Partita questa prima serie dei Master, metri 200, sono in 4 invece che 5. Andiamo per la all'esterno Tenda dell'Endas Cesena, dovrebbe essere no. Vediamo. Uccello Marco della Toscana Atletica Futura che vince questa prova. Partita anche questa seconda serie, terza corsia per Giusti, Parri in quarta, Salvatore in quinta, Buracci in sesta corsia. Sono tre i concorrenti, quindi manca Buracci e vediamo che Salvatori è al comando su Parri e Giusti nell'ordine. Eccoli qua che vanno a completare la loro gara dei 200 piani Master. E per quanto riguarda il triplo, il risultato del triplo femminile, la vittoria è andata con 12.55 a Jasmine Al Omari, Atletica Firenze Marathon, al secondo posto. Per Erika Fabris, Atletica Pontevecchio di Bologna, con 12.35 al terzo posto. Con 12.28 è Corinne Chalancin. Partenza regolare, ovviamente in corsia fino al decalage, all'inserimento nella corsia. Ecco, vediamo il giudice che sarà nel rettilineo opposto. A quel punto le atlete potranno convergere in prima corsia. Quindi ecco, si sono attestate tutte alla corda, sono tutte insieme, quindi ovviamente primo giro un po' di controllo, vedremo da farsi nella seconda fase della gara, quindi nel secondo giro. Vediamo, siamo nel rettilineo finale del primo giro con il vettorale 114-124 Silvestri, 114 dall'asta che sta conducendo la prova, dall'asta della Toscana Atletica Empoli Nissan, ma qua sono tutte lì. Vediamo all'esterno anche Facciani, Valentina,
dell'Endas Cesena che è in quarta posizione, ma sono tutte lì, sono cinque le atlete attualmente a combattere per la vittoria. Ultimi 200 metri per le atlete, adesso il ritmo si sta aumentando decisamente dietro la spinta della battistrada. Che dovrebbe essere dall'asta, no, vediamo. Ed è Misuri Lucrezia che va a vincere su dall'asta e poi con Vitone, quindi Misuri dall'asta e Vitone nell'ordine, questo all'arrivo della Maggiorelli. Questa seconda serie, intanto nella prima serie la vittoria è andata con 2.17.8 a Misuri, secondo posto 2.18.4 per Maggiorelli a Atletica Livorno, terzo posto 2.18.6 per Vitone, quarto posto 2.20 per Dall'Asta, okay. Quinto posto 2.20 per Facciani Valentina, sesto posto 2.22 per Silvestri, settimo posto 2.30 per Verdelli, si è ritirata Napolitano. E vediamo che stanno per completare il loro primo giro le atlete della seconda serie, vedremo. Saranno le atlete attualmente davanti a questa gara. E Branzi al comando, Ticci, poi ancora Garfagnini, quindi queste sono le prime tre attualmente. Sempre Ticci al comando. E vediamo che adesso viene superata, siamo agli ultimi 200 metri. Si sta infoltendo il gruppo delle inseguitrici che stanno riprendendo la battistrada che adesso è crollata nettamente. Adesso gli ultimi 150 metri. Rettilineo conclusivo, andiamo a vedere questo arrivo con il 100-232 e Nuti Alice che va a vincere su Garfagnini. Nuti che vince questa seconda serie per i colori di Atletica Cascina su Irene Garfagnini della Sigillo Rosso di Firenze. Partita la prima serie di questi 800 maschili, partenza molto sostenuta in corsia, poi dopo la curva entreranno tutti alla corda e vediamo chi è che si porta in testa la corda, dovrebbe essere, ci sembra Fazzi portarsi davanti,
per la Virtus Lucca. Ora vedremo al primo passaggio, quindi ritmo molto buono sostenuto da parte di questi concorrenti. E ora vedremo al passaggio. E vediamo Vernaccini al comando, poi Torturo. E Zaire. Quindi Vernaccini, Torturo e Zaire, questi sono i primi tre attualmente al comando. Vediamo che Vernaccini ancora regge, mentre cede, ci sembra, Zaire. Torturo però si è stato fatto recuperare, non sappiamo l'atleta che sta recuperando adesso della Firenze Marathon. E vediamo sempre, mi sembra, Vernaccini al comando, però sprint finale fra questi due atleti. E la spunta proprio nel finale è Bellucci, Bellucci che va a vincere su Vernaccini e su Torturo. Grande gara. Partita anche la seconda serie, sempre in corsia per gli atleti. Vediamo che Faralli Andrea ci sembra che abbia preso subito il comando. Dovrebbe essere sempre Faralli Andrea al comando di questa seconda serie. E vedremo al passaggio dei 400. Vediamo che il gruppo si sta allungando dietro la spinta del battistrada. E Faralli, poi ancora abbiamo in questa serie Bovo, quindi Faralli e Bovo sono gli atleti di testa che stanno conducendo in questo momento. E adesso però vengono ripresi, Faralli ancora però resiste in testa. Quando mancano 300 metri da conclusione della gara, si stanno facendo sotto gli atleti della Virtus Lucca. Sempre Faralli al comando per i colori della Toscana Atletica Futura. E ancora resiste all'attacco degli avversari. Faralli agli ultimi 100 metri. Ed ecco il finale di questa gara, sempre con Faralli a resistere fino alla fine, mentre alle sue spalle vediamo Landi Michele e poi la spunta forse con il 23 Fiorenzoni, forse. Partita questa terza serie. E vediamo dalle corsie interne per cercare di andare subito in testa sulla gara. Dovrebbe essere Moia, Cassisi, Edoardo. Anche la gara di salto triplo, siamo ancora al terzo turno di salti, andremo a vedere com'è la situazione, ma intanto vediamo quello che succede nella terza serie. Testa con il 47 ed è Tesi Edoardo su Cassisi, quindi Tesi e Cassisi nell'ordine, la
sensi della pistola atletica. I cassisi dell'Atletica Firenze Marathon, questi sono gli atleti attualmente al comando e gli altri sembra che non riescano a recuperare il distacco che hanno accusato nei confronti dei due di testa. E vediamo sempre Edoardo Tesi agli ultimi 200 metri, sempre al comando, mentre cede un pochino Cassisi, che anzi adesso rischia di essere risucchiato dagli inseguitori. E vediamo che Tesi agli ultimi 100 metri, lentamente al comando, sta spingendo forte per raggiungere, attenzione all'arrivo lì, ed eccolo Tesi che va a vincere questa prova, secondo posto con il pettorale 38 è Papini Filippo e poi con il 24 è Franci Alessio. Ah, Franci che è superato proprio nel finale Landi. Nel triplo Rosadini, l'atleta retino che corre per la Firenze Marathon, 15.07, sta conducendo la prova dopo il terzo tentativo. Contaldo 15.03, quindi separano 4 centimetri per la Firenze Marathon. Al terzo posto con 14.09 Leonardi Tommasi dell'Atletica Pietrasanta. Questa è la situazione nel triplo. Adesso è in pedana Atamà della Firenze Marathon. E qualche problema, forse, speriamo che non sia niente di grave, una contrattura sulla coscia. Partita anche questa quarta e ultima serie. Qui abbiamo anche dei master all'interno di questa gara dei mezzi 800. In maglia rossa dovrebbe essere Pro Sport o Assigilio Rosso Firenze sulla testa della corsa. Vedremo al passaggio dei 400. Vediamo a condurre questa gara Mezzetti su Castriota, poi ancora Eredi, Favilli, poi vediamo tutti gli altri. Siamo agli ultimi 300 metri, ancora in spinta ultimi 100 metri per quanto riguarda questa ultima serie degli 800 maschili. Ancora in spinta l'atleta di testa e vediamo che Castriota va a vincere questa gara. Al secondo posto vediamo Eredi, terzo posto per Mezzetti. Ancora altri atleti che stanno completando il loro arrivo, vediamo Favilli, poi vediamo ancora l'arrivo di Caneve, Fantauzzo, Neri, poi vediamo Sisi, poi ancora
a seguire anche Cioli e in precedenza Lacrimini, secondo attualmente con 15-0. Regalato qualche centimetro, non di poco, vediamo che risultato attualmente per Contaldo, 15-11, e comunque è passato al comando avendo regalato almeno, vai dire, 10 centimetri abbondanti. Adesso è la volta di Rosadini Marco, era fino a poco fa al comando con 15-07, quindi deve superare 15-11 del compagno di squadra. Pedana giusta, forse nel finale un po' perso qualcosa. ...14.75... partita questa finale, 12 giri e mezzo da compiere da parte delle ragazze. Ferretti per il momento l'atleta maggiormente accreditata, molti sono senza tempo, quindi quindi vedremo oggi, sono tempi che poi verranno accreditati ad ognuno delle partecipanti. E adesso è a condurre con il 148 spinto da Ferretti, poi Mohamed attualmente da... Siamo soltanto ai primi 200. Sempre Pighi a condurre la gara. Si è allungato molto il petto di testa. Vedete già subito ci sono i primi. Stanno tenendo il ritmo della testa, gli altri cominciano a perdere il calcio. Sette le ragazze attualmente insieme che stanno seguendo il ritmo di strada. La cruz, poi Ferretti è al secondo posto, Mood
poi con il 130 bottoni. Il quintetto oramai si impossessi della testa della corsa con un ritmo costante, anche se Spighi e Ferretti cercano di allungare, ma Mahmoud che sta spingendo su Ferretti, che lo segue a ruota, Mahmoud che perde qualche centimetro, ogni tanto cerca di ricucire, ma questi strappi ovviamente possono essere poi dannosi. E là mentre nel tripo ecco, quindi a 10 a 9 giri da conclusione, Spighi, Ferretti, Mahmoud, poi ancora Bottoni e poi ancora Mariani. Queste sono le 5 atlete attualmente al comando, poi segue la forte, ancora più staccate, e abbiamo la Signori, poi la Giachi. Ecco, transita anche Elena Canuto. Sempre Spighi e Ferretti, a questo punto qui hanno staccato anche la Mahmoud, che pensa a tirare quel gruppetto delle inseguitrici. La conclusione per queste due atlete di testa, Spighi e Ferretti, poi Mahmoud, poi ancora Bottoni e Setti. Ancora forte, ancora più staccata insieme a Giachi e a Signori. Poi transita anche con i Alice Senesi, Mariani e ancora Della Cruz, Leonardi e Paracchini insieme a Canuto, mentre sempre ritmo molto costante delle due battistrada, che adesso aumentano il loro vantaggio nei confronti delle inseguitrici. Sempre Spighi e Ferretti condurre la prova dei metri 5000, staccati di circa 30-40 metri è Mahmoud. Sette giri la conclusione per Spighi e Ferretti, ancora insieme, sempre però Spighi a tirare la gara, poi Mahmoud e Mohamed insieme a Bottoni, poi Setti, le altre ancora più staccate, vediamo la forte insieme a Signori e a Giachi. Sempre Spighi a condurre, adesso stanno quasi per doppiare una concorrente.
circa metà gara. Per quanto riguarda le atlete di testa, quindi siamo a 8 primi e 33 secondi ai 2500 metri circa. Hanno già doppiato un atleta e adesso sono altre che purtroppo dovranno soccombere all'incessante azione dei due atleti di testa, Spighi e Ferretti, che adesso hanno 6 giri la conclusione, mentre vengono doppiate le altre che invece hanno 7 giri. Poi Mahmoud Mohamed che transita adesso insieme alla Bottoni, perso un pochino di contatto anche la Francesca Setti, cercato di tenere il ritmo della Mohamed, mentre ancora Signori, poi Giacchi, poi Forte a 6 giri dalla conclusione. Vediamo che le due atlete di testa macinano metri su metri, recuperando atlete doppiate. Stessa cosa per quanto riguarda anche Mohamed Mahmoud e la Bottoni, che sono in quarta posizione attualmente. Siamo agli ultimi 2 chilometri, quindi passaggio ai 3000. Ora vediamo il passaggio ai 3000 ufficioso per le due atlete di testa, Spighi e Ferretti, che transitano indicativamente intorno ai 10:28. Il tempo al 3000, Mahmoud e Mahmoud e insieme a Bottoni 10:33 sicuramente indicativamente. Vedete molto scompiglio nella gara dei 5000, ci sono frazionamenti importanti, ma questo permette anche alle battistrade di poter avere come punto di riferimento le atlete che li precedono, e quindi può essere un modo come un altro per avere una lepre che li spinge a un'azione ancora più incisiva. E qui vediamo ancora di nuovo le due atlete di testa, quando mancano 4 giri alla conclusione, quindi 1600 metri al termine della gara, sempre insieme con Spighi a condurre e Ferretti lì come un'ombra che la segue, poi Mahmoud e Mohamed insieme a Bottoni che transitano a circa 40-50 metri dalle due atlete di testa. E transita intanto anche Varneschi Francesca, ovviamente con un giro in più da effettuare, mentre c'è un ritiro della 129 e Giulia Bennici dell'Atletica Livorno. E ancora vediamo le due atlete di testa, si stanno avvicinando agli ultimi 3 giri, sempre Spighi e Ferretti, rispettivamente atletica sestese femminile e Ferretti invece Toscana Atletica Empoli.
Mancano 1200 metri alla conclusione per le due battistrada. Adesso rilevamento indicativo al quarto chilometro. Quindi vedremo quale sarà il passaggio al quarto chilometro. Mentre la Mahmoud ha lasciato la Bottoni, adesso va l'inseguimento delle due di testa. Il stacco ci sembra però abbastanza importante, quindi difficilmente recuperabile, ma tutto può accadere. E qui siamo al quarto chilometro, indicativamente 14.04. Il passaggio al quarto chilometro, quindi ancora un chilometro da completare per prima di terminare questa gara dei metri 5.000. Allora, primo è Contaldo con 15.11 per quanto riguarda la gara di salto triplo, secondo è Rosadini 15.07, terzo 14.18 per Tommasi. E intanto vediamo, siamo a due giri dalla conclusione, sempre Spighi e Ferretti al comando, ultimi 800 metri, mentre la Mohamed Mahmoud adesso transita dal traguardo. Anche per lei mancano due giri alla conclusione, ma ci sono 50 metri quasi di distacco, quindi sono tanti, ci proverà ugualmente, vedremo un po' quello che accadrà. E ancora Spighi che adesso sembra che voglia spingere ancora di più, ma Ferretti come un'ombra la segue, lì rimane sempre ferma insieme alla compagna di avventura. Siamo agli ultimi 550 metri per le due atlete di testa. Ecco, adesso siamo a 500 metri dalla conclusione, siamo a 15.54 ufficiosamente il tempo, quando mancano poco meno di 500 metri dalla conclusione, quando transiteranno sotto l'arrivo, sarà l'ultimo giro. Ed ecco l'ultimo giro per le due atlete, Spighi e Ferretti. E adesso vediamo che Ferretti tende ad allungare, ma Spighi non demorde. Quindi lotta serratissima fra questi due atlete che hanno condotto insieme la gara. Adesso Ferretti che passa al comando, ma Spighi è ancora lì. Vedremo quello che succederà negli ultimi metri. Ancora Ferretti che va a spingere, Spighi sembra che non riesca a reagire. Siamo agli ultimi 200 metri, Ferretti sta allungando, prima ha controllato la gara, adesso sta allungando e sta prendendo metri importanti nei confronti di Spighi, che probabilmente ha utilizzato tutte le sue risorse nella conduzione della gara. Siamo agli ultimi 120 metri e vediamo che Ferretti va nel rettilineo conclusivo, vediamo che va a spingere ancora, siamo 17.15, quindi potrebbe andare intorno a 17.30, forse sotto, e vediamo che Ferretti va a finire la sua prova indicativamente intorno a 17.27, mentre al secondo posto vediamo Spighi, grande prova anche per Spighi, grande prova anche per Spighi. Giunta a secondo, poi recupero anche di Mohamed al terzo posto. 17.27 risultato della Ferretti, che vince questa prova dei 5.000. Ed arriva anche la Bottoni, eccola qui l'altra atleta dell'Atletica Livorno al quarto posto. Grande prova anche per la Ferretti e la Spighi, che ha provato prima a condurre il ritmo, poi nel finale
finale ha dovuto cedere alla spinta della Ferretti. Partita questa prima serie della 4x400 con Atletica Virtus Lucca in seconda, Atletica Siena in terza, Atletica Firenze Marathon in quarta, Toscana Atletica Empoli Nissan in quinta. E vediamo che ci sembra che Atletica Firenze Marathon sta conducendo questa prova. Siamo ai 200, mentre la Virtus Lucca all'interno al secondo posto. E adesso si stanno preparando le seconde frazioniste e vediamo che la Firenze Marathon è nel ritiro conclusivo campo. Ancora dovranno correre in corsia fino alla curva. Ecco, quindi Firenze Marathon, poi ancora Wisp Atletica Siena e Atletica Empoli. Queste sono partite le seconde frazioniste e vediamo qui nella parte interna. Adesso è la Virtus Lucca che è nettamente al comando. Partita di slancio, la seconda frazionista. Secondo posto Firenze Marathon, terza per la Wisp Siena e quarta Atletica Empoli. E siamo in prossimità del terzo cambio. Del secondo cambio, scusate, quindi terzo frazionista. E vediamo che la Virtus Lucca va a dare il cambio. Terza frazionista, poi vediamo che la Wisp Siena sta recuperando nei confronti della Firenze Marathon, che è terza, e al quarto posto la Empoli Nissan. E il vantaggio ci sembra molto consistente da parte dell'atleta della Virtus Lucca, che sono nettamente al comando in questa terza frazione della 4x400 sulla Wisp Siena, Firenze Marathon e Atletica Empoli. Vediamo il rettilineo finale e adesso c'è un pochino accusando l'atleta della Virtus Lucca, si fa sotto Wisp Siena, vediamo un po', però ancora sta contenendo il vantaggio ed ancora il cambio per Lucca, Siena, e poi ancora per il terzo posto la Firenze Marathon e quarto per l'Atletica Empoli Nissan. E lotta serrata agli ultimi 300 metri e vediamo che Wisp Siena ha ripreso la testa della corsa, quindi lotta fra la Virtus Lucca e Wisp Siena, che adesso di slancio è passata al comando. Wisp Siena attualmente al comando, ha messo il suo vantaggio nei confronti della Virtus Lucca, che è ufficioso ovviamente per quanto riguarda la stretta del Wisp Siena in seconda. Abbiamo detto Atletica Virtus Lucca e Firenze Marathon, quarta Atletica Empoli Nissan. Partita anche questa seconda serie. Ricordiamo in seconda Silvio Rosso, in terza Atletica Sestini, in quarta Atletica Arezzo, in quinta Atletica Cascina, in sesta Atletica Prato.
vediamo che al momento Atletica Prato, ma si fa sotto la Elga Atletica Arezzo. E poi anche la Sigillo Rosso di Firenze che sta rientrando nella corsia interna. Quindi ancora Atletica Prato in maglia gialla all'esterno. Assigio Rosso di Firenze all'interno, al centro invece abbiamo Atletica Cascina e Algarezzo. E siamo nel rettilineo finale sempre con Atletica Prato. E poi abbiamo Assigio Rosso Firenze, Atletica Cascina e Alga. Queste sono le squadre che stanno per cambiare. E vediamo che Assi che cambia per prima, poi Atletica Prato all'esterno per seconda, per terza Cascina, Atletica Cascina, quarta Algarezzo e quinta Atletica Sestini. E vediamo che l'Assi Giglio Rosso di Firenze alla comando. Sta riprendendo, rifacendosi sotto anche l'Atletica Cascina, l'Atletica Prato in terza posizione, l'Alga Arezzo in quarta. E vediamo che la Sigillo Rosso Firenze scende leggermente, sta recuperando molto l'Atletica Cascina in seconda posizione. Vediamo proprio alla curva che immette nel rettilineo finale e c'è l'avvicendamento nella testa della corsa con l'Atletica Cascina e Assi Giglio Rosso Firenze sono insieme, ma Cascina va a sprintare, quindi darà il cambio alla sua compagna per la terza frazionista. Assi Giglio Rosso, poi Atletica Prato, Alga Atletica Arezzo e poi in quinta posizione l'Atletica Sestini che cambia in questo momento. Ancora vediamo davanti l'Atletica Cascina e la Sigillo Rosso, le due squadre che stanno per contendersi la vittoria, sembrano mantenere sempre la stessa linea di condotta. Distacco ancora invariato fra la prima, la seconda e la terza. Siamo vicini all'ultimo cambio. Vediamo sempre l'Atletica Federica Cascina, sì, al comando della gara, ultimi 100 metri, forse meno. E quindi cambierà in testa l'Atletica Cascina. Atletica Cascina, Assi Giglio Rosso Firenze, Atletica Prato, Algarezzo e Atletica Sestini nell'ordine. E quindi ora vediamo l'ultima frazionista. Sempre Atletica Cascina al comando, alle sue spalle vediamo che l'Atletica Prato cerca di recuperare sull'Assi Giglio Rosso che è seconda. E adesso stanno e si sta avvicinando anche l'Assi Giglio Rosso Firenze sull'Atletica Cascina quando mancano 200 metri poco meno alla conclusione della gara. Ancora Atletica Cascina che adesso ha un momento di rivalsa, quindi sta spingendo di nuovo nel rettilineo conclusivo e sembra abbia partita vinta l'atleta di Cascina, anzi va a spingere ancora di più, mentre per il secondo posto sì, l'Atletica, l'Assi Giglio Rosso Firenze la dovrebbe spuntare nei confronti 4:18 e 0:09 il tempo dell'Atletica Cascina. E al secondo posto è sul filo di lana fra l'Atletica Prato e l'Assi Giglio Rosso di Firenze. Al quarto posto l'Alga Atletica Arezzo. E quindi si è ritirata l'Atletica Sestini. Partita la prima serie senza l'Atletica Prato e vediamo che la Virtus Lucca adesso sta passando al comando in questo momento
però molto bene anche la Pistoia Atletica, quindi Virtus Lucca, Pistoia Atletica, queste dovrebbero essere le due squadre attualmente al comando della gara. Siamo nel ritiro conclusivo, vediamo sempre la Virtus Lucca. Pistoia Atletica al comando sulla Firenze Marathon e poi sempre Pistoia Atletica, Firenze Marathon che adesso si fa sotto. Siamo agli ultimi 150 metri. Pistoia Atletica, Firenze Marathon, Pro Sport insieme alla Virtus. E quindi siamo alla... E vediamo nel tiro finale che la Firenze Marathon cerca di superare la Pistoia Atletica, supera in questo frangente quando manca l'ultimo frazionista, quindi Firenze Marathon al comando, Pistoia Atletica che segue, ultimi frazionisti, due frazionisti, ora vediamo un po' quello che succede in questa ultima frazione, ma sembra che l'atleta della Firenze Marathon abbia preso decisamente il comando, aumentato il suo vantaggio nei confronti della Pistoia Atletica, terzo posto Virtus Lucca, quarto per la Pro Sport di Firenze. Ultimi 200 metri per la Firenze Marathon che è al comando nettamente, Pistoia Atletica che cerca di rintuzzare ma non riesce a recuperare più di tanto. 100 metri finali, ecco il rettilineo conclusivo per la Firenze Marathon che va a vincere questa prima serie da 4x400 sulla Pistoia Atletica, 3-19-8 ufficioso ovviamente, poi Virtus Lucca e Pro Sport su Virtus Lucca. Partita la seconda serie della 4x400. Ne abbiamo detto in seconda Asiglio Rosso, in terza Atletica Sestini, in quarta Atletica Prato B, in quinta Atletica Firenze Marathon B, Cascina Atletica Cascina in sesta, in settima Atletica Prato A. Vediamo all'esterno l'Atletica Prato, mentre nella zona centrale la Firenze Marathon. Quindi ora vedremo agli ultimi 100 metri come è la situazione, ci sembra Atletica Prato A attualmente davanti, Firenze Marathon B al centro. E vediamo quindi il primo cambio all'esterno. Vediamo l'asse Giglio Rosso che cambia Firenze Marathon e Atletica Prato. Queste sono le prime tre atlete attualmente, le prime tre cambi. Adesso sembra che Firenze Marathon abbia preso il comando quando andranno in corsia, quindi alla corda, Firenze Marathon, Atletica Prato e Assi Giglio Rosso Firenze. Seguono in quarta posizione Atletica Cascina, poi Atletica Prato B e Atletica Sestini che chiude. E vediamo al secondo cambio, quindi terzo frazionista per
la Firenze Marathon, poi Atletica Prato A e a Sigilio Rosso Firenze nell'ordine. Le prime tre, poi Cascina al quarto posto e Prato B al quinto, mentre al sesto posto Atletica Sestini. Sempre Atletica Firenze Marathon a condurre questa prova con una quindicina, 20 metri confronti dell'Atletica Prato A e da Sigilio Rosso Firenze. Poi Cascina, quando siamo agli ultimi 150 metri, prossimità dell'ultimo cambio, quindi l'ultimo frazionista, sempre l'assi, dico, la Firenze Marathon al comando, ultimi 100 metri, Firenze Marathon che dà il cambio all'ultimo frazionista. Parte l'ultimo frazionista per la Firenze Marathon, per l'Atletica Prato, per la Sigilio Rosso Firenze, per l'Atletica Prato B, per l'Atletica Cascina e Atletica Sestini. E sembra imprendibile oramai il frazionista della Firenze Marathon, quando mancano 200 metri alla conclusione, su Atletica Prato e a Sigilio Rosso Firenze. Ultimi 120 metri per il battistrada e vediamo rettilineo conclusivo per il componente della squadra della Firenze Marathon, che va a vincere questa seconda serie della 4x400 sull'Atletica Prato. 3:32.7 ufficioso ovviamente, poi ancora Atletica Prato al secondo posto, poi vediamo l'assi Banca Toscana, dico assi di Rosso Firenze, 3:33.16 il tempo della squadra vincitrice. Partita la prima serie della gara dei metri 5000. Una ventina di atleti al via. Questa dovrebbe essere la serie dei migliori, quindi vedremo un po' il ritmo che attiveranno i concorrenti. E qui abbiamo Gergut al comando, su Boscarini, questi sono i primi due atleti che stanno conducendo la gara, ma ancora ovviamente è tutto da definire. Abbiamo nel gruppo di testa anche Massimo Mei, sempre Gergut a condurre la prova. Si sta formando un gruppetto di 6 unità, poi vediamo Emanuele Graziani che è nell'altro gruppetto che cerca di riportarsi sotto, quindi vediamo Gergut, poi ancora Boscarini, poi Micheli. Sempre Gergut a condurre, sta formando un gruppetto di 6-7 unità, poi un altro gruppo leggermente staccato di una ventina di metri.
siamo ai 1000 metri. Sempre Gergut, Boscarini, poi ancora Micheli. Ecco, si sta portando anche il gruppetto sotto. Andiamo in quarta posizione. Malchetti che nel gruppetto di testa, poi May, Casini, Lorenzo e poi Graziani, Emanuele. Questi sono i primi 7 attualmente, gli altri sono ancora più staccati, ma intanto vediamo che Gervut sta aumentando, quindi sta staccando anche gli altri componenti della testa della corsa. Ecco sempre Gervut quando mancano 9 giri la conclusione. Su Jacopo Boscarini che insegue insieme a Micheli e poi Palchetti. Poi con il 67 Lorenzo Casini, poi Massimo e Graziano Emanuele. Seguire poi Del Vecchio, ecco via via si susseguono un po' tutti gli atleti, vediamo anche qui Malvin Matthews e Cappellacci che chiudono il gruppo di questa prima serie. È sempre Gergut comunque a condurre la prova, 3 sono gli inseguitori più diretti, mentre vediamo che ha ceduto anche che si mette insieme a Massimo May e Graziano Emanuele. Casini, sì, ecco. Quindi Gergut, poi ancora seguire poi questo gruppetto che segue il battistrada, Palchetti chiude al quarto, poi May, Casini e Graziani. Passaggio già del 2000 da una decina di secondi per il battistrada, sempre Gergut solitario al comando della gara. Boscarini in seconda posizione, poi ancora Micheli in terza e Palchetti in quarta. Poi abbiamo invece Casini, May e Graziani a 7 giri da conclusione. Daremo siamo a 2.4, quindi siamo quasi a metà gara. All'inizio del rettilineo Gergut sarà ai 2500 metri. Vedremo il tempo indicativamente a 2,5 km. 7.37, quindi il passaggio a metà gara per Gergut.
quando mancano 2 km e 4 adesso alla conclusione della gara, sempre stesso vantaggio di Gergut sugli immediati inseguitori. Boscarini a inseguire Gergut insieme a Micheli, mentre vediamo che il terzetto della Atletica Castello si sta compattando. E quindi Falchetti, Mei e Casini insieme, staccato Emanuele Graziani. Nove e 09 il passaggio di Gergut al 3000, 9:15 per gli altri due inseguitori. Poi vediamo Casini e Mei, 9:25 questo passaggio sui 9:30 per Graziani. La conclusione per Gergut. E adesso Gergut cominciano ad essere vicini i doppiati, quindi ha come riferimento gli atleti che tra non molto verranno ripresi. Si frazionano anche dietro, abbiamo Casini, poi Mei, poi Graziani, preceduto da Falchetti. Ed il vecchio Rajan che insegue, poi un altro gruppetto all'interno del quale c'è anche Cappellacci. Passaggio anche per Matthew Schmalpin. Tre giri per Gergut, quindi 1200 metri ancora per lui. Ora vedremo il passaggio al quarto chilometro per Gergut. Gergut si appresta a completare anche il quarto chilometro fra 30-40 metri. Vedremo il passaggio indicativo ovviamente al quarto chilometro. 12:15 quindi per Gergut, passaggio al quarto chilometro, ultimo chilometro. Potrebbe completare la sua prova. Torna 15:15, 15:20, se riesce a poter stringere i denti potrebbe migliorarsi, ovviamente è un personale sotto i 15, però le condizioni forse di questa sera non sono ideali, non ha un avversario che possano dargli
stimolo. Mancano 2 giri da conclusione per Kerkut. Vediamo anche la città dei Boscarini e Micheli, poi Casini, May, ancora Graziani, Emanuele, insieme a Palchetti. E vediamo agli ultimi 550 metri per Kerkut. Ecco rettilineo che porta al passaggio dell'ultimo giro. ...14.08... all'ultimo giro per Kerkut. E vediamo Micheli transita adesso, superato Boscarini, poi Casini, poi vediamo anche che sta per completare il suo, eccolo qui, 89, Massimo May, all'ultimo giro anche lui, poi Graziano Emanuele che adesso anche lui all'ultimo giro. Palchetti l'ultimo giro, mentre vediamo che Kerkut adesso si sta, ecco l'ultimo giro anche per questo gruppetto folto di 5 unità, mentre arriva all'esterno l'arrivo di Kerkut. Complimenti, bravo a Kerkut che vince questa prova con il tempo ufficioso 15:18, ovviamente ufficioso. E poi qui è un altro arrivo, vediamo, aumenta Casini proprio nel finale, vincitore anche nel 2005, grande personaggio. E poi l'arrivo anche di Micheli, ancora un giro invece per il 54, un altro giro anche per Malvin Matthews, arriva al 61 invece Boscarini, e poi arriva anche Massimo May, e poi Graziano Emanuele. Ultimi metri, forza Emanuele, ecco arriva anche Massimo May. Ultimi metri anche per Graziani all'esterno con l'84 che arriva. Ecco qui arriva anche Cappellacci, poi è arrivato anche Palchetti, poi via via tutti gli altri completano l'arrivo. Alla partenza la seconda serie dei metri 5000. Di Brandi a condurre questa serie per i colori del gruppo sportivo del Fiorino, poi Martinelli Lorenzo sempre del Fiorino, e poi a seguire Cagliari Stefano. Quindi questi sono i primi tre attualmente a condurre la prova dei metri 5000.
abbiamo anche un M55 di prestigio come Nottolini, lo vediamo in quinta posizione per la Track and Field di Grosseto, volte campione italiano master, e però riesce a cimentarsi molto bene anche con gli assoluti. Intanto vediamo Martinelli e Libra che cominciano a fare un ritmo insieme. Siamo ai 600 metri dal via per quanto riguarda gli atleti di questa seconda serie. Condurre è Lorenzo Martinelli su Andy Libra. Nottolino, vediamo tutto in tenuta nera in quarta posizione, in quinta posizione. E chiude il gruppetto Campani della Rinascita Montevarchi. Vedremo il primo passaggio cronometrico ai metri 1000, fra 200 metri, quindi vedremo quando transiteranno qui della zona del traguardo. Intorno a 3, 7, 3, 10 dovrebbe essere questo passaggio, forse qualcosina più, vedremo un po'. Emanuele Martinelli e Di Brandi, Lorenzo Martinelli, eccolo qui il passaggio ai 1000, 3-9 per la coppia Martinelli-Libra. Sempre Martinelli a condurre questa prova, probabilmente in una serie, nella serie precedente poteva dire la sua, e a volte non avendo tempi di confronto diventa a volte difficile inserire gli atleti nelle serie giuste. Ancora Lorenzo Martinelli e Andy Libra a condurre questa gara, quando mancano ancora 9 giri alla conclusione. Forza ragazzi! In terza posizione Cagliari Stefano della Atletica Firenze Marathon, Caponetti, poi ancora a seguire Mugnaioli, poi vediamo in questo gruppetto Nottolini, Claudio. In questo momento transita anche D'Ascenzi Giordano della Sigillo Rosso di Firenze, altro gruppetto comprendente Alocci, poi con il 109 e Zanaga Luca, e poi Tagliani Massimiliano, inconfondibile la sua corsa, e poi chiude Campani per la Rinascita Montevarchi. Sempre Martinelli a condurre la prova, ha staccato il compagno di squadra Dibra di qualche metro in più. Dibra, poi Cagliari, poi ancora Mugnaioli,
Mugellini, Caponetti, Tottolini, questi sono gli atleti che inseguono. Passaggio al secondo chilometro, però non abbiamo rilevamento, quindi ...6:19:1 indicativo il passaggio al secondo chilometro, quindi per ora si mantiene su 3:10 a chilometro Martinelli, quindi un ritmo discreto, bravissimo. Eccolo qui Martinelli, quando mancano 7 giri la conclusione per lui. Cagliari della Firenze Marathon, poi ancora Mugnaioli, Mugellini, poi Nottolini, Arezzini, ancora Caponetti, Basagni. E vediamo che Martinelli doppia Campani in questo momento, quando mancano 6:30 alla conclusione. .04 a metà gara indicativamente per Martinelli, 6 giri la conclusione. Ecco Dibera, ancora Cagliari, Mugellini e Mugnaioli, il grande Nottolini, poi Michelini preceduto da Caponetti, Basagni. Forza ragazzi, mancano 6 giri alla conclusione. Di Martinelli la vediamo sempre decisa, che sta recuperando anche su Arezzini e poi su Tagliani, prossimi ad essere doppiati ahimè. Ecco anche Dibra che insegue Martinelli a circa 70 metri, mentre Martinelli adesso recupera su Tagliani. Ci sono alcuni ritiri in questo momento, si è ritirato anche Caponetti. Poi Arezzini si è ritirato anche lui. Ed è Martinelli ancora 4 giri la conclusione, 1600 metri per lui, forza!
Forza Lorenzo. E vediamo anche Dibra che non più giovanissimo ancora sulla breccia, bravissimo Andy Dibra. Quattro giri anche per Nottolini. Ale Claudio. Mugnaioli transita in questo istante. Ancora Michelini e poi Basagni. Lunardini, D'Ascenzi, e Martinelli, non lo vediamo. E Di Brandi adesso è portato al comando e Martinelli probabilmente si è fermato a metà del giro precedente. Quindi a questo punto è Dibra al comando, poi Mugellini, Cagliari, Nottolini, ci sono stati dei ritiri abbastanza consistenti in questa gara di 5.000. Ultimo chilometro per Dibra, 13.30 il passaggio al quarto chilometro. Ultimi 800 metri per Dibra. Forza Andy Dibra che ultimi 800 metri prima di completare questa seconda serie di metri 5.000, dopodiché ci sarà l'ultima serie che concluderà la due giorni qui del meeting di Arezzo. Eccolo Nottolini, anche per lui ultimi due giri, forza! Siamo agli ultimi 500 metri per Andy Dibra che è al comando della gara. Siamo a 15.11. Potrebbe scendere sotto 16.30, vedremo un po'. Forza Dibra. Siamo a 15.30 all'ultimo giro. Ed eccolo al secondo posto Mugellini, terzo posto per Micheli, scusate per Calieri, mentre Massimiliano ancora qualche altro giro, Nottolini 97, ultimo giro,
ultimo giro anche per Mugnaioli. Mentre vediamo gli ultimi 100 metri per Andy Dibra. Sotto i 16,50, forza Dibra. Ed eccolo qui alla conclusione della sua prova. Andy Dibra che chiude questo 5.000 in 16,48, ufficioso ovviamente. Arriva anche Mugellini dell'Atletica Firenze Marathon. E arriva anche Calieri. Cagliari, scusami, Stefano Cagliari, poi arriva Nottolini, Claudio Nottolini, mentre Massimiliano ancora un altro giro. Allora siamo pronti per questa ultima serie dei metri 5.000 che completerà il programma di questa riunione di atletica leggera Arezzo 2020-21. Partenza abbastanza tranquilla da parte degli atleti di questa ultima serie, con il 90 Menon al comando insieme a Giancaluigi. Questi sono i primi due atleti attualmente al comando della gara. Temperatura ideale per poter correre in questo momento, ah, non c'è vento, non c'è niente, sarebbe stato eccezionale anche per l'aspetto proprio anche dei risultati. Temperatura ideale. Arezzo ospiterà anche il 29 di maggio un'altra riunione di atletica leggera, mentre il 30 per i mezzofondisti ci sarà una rinnovata camminata della Val di Chiana sotto forma di trail, 30 domenica mattina di 11 km. E intanto vediamo sempre al comando Menon e Smacchia, i primi due atleti a condurre questa gara, i metri 5.000, quando transiteranno qui nella zona del traguardo saranno i 1.000 metri, vedremo un po' un riscontro cronometrico da parte degli atleti.
Menonna su Smacchia, poi al terzo posto Vanelli, quarto posto Mari, poi Capacci Neri, questi sono gli atleti che inseguono. Tra i 26 passaggio ai 1000 per Menonna. Ecco, transita anche Schicchi, poi con il 60 Boccardi, Federica Calenzano, e con il 68 invece Ceccherini della Silvano Fedi di Pistoia. Menonna Smacchia sempre al comando. Gli inseguitori, Vanelli che tira il gruppo degli inseguitori. Sempre Menonna al comando su Smacchia che lo segue a ruota. I due fanno gara a sé. Quando mancano 9 giri alla conclusione, poi Daniele Neri in questo gruppetto che insegue, Vanelli, Capacci in questo gruppetto, poi ancora Genca. Il prossimo giro saranno i 2000 metri, quindi vedremo il passaggio ai 2000 dall'altra parte. Ovviamente mancano ancora, siamo ai 1600 metri. Chiude con il 68 Ceccherini Simone, mentre la testa della corsa con Menonna e Smacchia che transitano ai 1800 metri tra non molto. Quindi dall'altra parte vedremo il passaggio, daremo un rilevamento anche al secondo chilometro dall'altra parte. Poi vediamo Neri e Vanelli a seguire, Gragnoli, poi Mari, quindi questo gruppetto Capacci. Adesso vedremo il passaggio al secondo chilometro, parte di Menonna e Smacchia. 6:55 indicativo il passaggio per i due battistrada. Sette giri la conclusione per Menonna e Smacchia che transitano adesso dalla zona dell'arrivo. Il gruppetto degli inseguitori a circa 70 metri con Gragnoli, Neri, Vanelli e Mari, poi ancora Genca, Garofalo e Capacci.
siamo quasi a metà gara per quanto riguarda i due atleti in testa. Menon smacchia. Da gara siamo a 8:40. Il passaggio ai 2,5 km. Sempre Menon smacchia insieme. Mentre si è staccato dal gruppetto dei inseguitori, quindi all'attacco dei battistrada. Vediamo Gragnoli, poi ancora Neri, Banelli, Mari. Genca, poi ancora con il 76 Garofalo e Capacci. Ancora Menon e smacchia che si apprestano a transitare al terzo chilometro quando passeranno qui sotto la zona dell'arrivo. Schicchi che transita in questo momento, mentre Menon e smacchia ancora al comando, passaggio al terzo chilometro, 10:24. In terza posizione transita Gragnoli della Wisp Atletica Siena quando mancano 5 giri alla conclusione. Poi Banelli, Neri e Mari. Di nuovo la testa della corsa con Menon e Smacchia che si avvicinano a 4 giri alla conclusione della loro gara, quindi 1600 metri ancora, forza ragazzi! Ancora Menon e smacchia sempre al comando di questa ultima serie dei metri 5000 quando mancano 3 giri alla conclusione. Daremo il passaggio a metà del prossimo giro del quarto chilometro.
sta recuperando un pochino, sembra, Gragnoli nei confronti dei due battistrada, ma un distacco abbastanza importante, difficilmente da colmare, comunque vedremo un po'. Intanto i due di testa si apprestano a completare il quarto chilometro. Quarto chilometro intorno ai 13:58. Ultimo chilometro per i battistrada, Menonna e Smacchia. Quando mancano due giri la conclusione, ecco i due di testa che adesso transitano in prossimità del traguardo. Quando saranno due giri a completare la propria fatica, ha recuperato un pochino per quanto riguarda Gragnoli, che vede la testa della corsa vicina ma non forse imprendibile con tutta la buona volontà, anche se il distacco ci sembra leggermente diminuito. Mancano 650 metri alla conclusione. Sempre Menonna e Smacchia al comando, Gragnoli staccato di una quarantina di metri, ancora ci crede Gragnoli nel recupero, sembra un po' difficile, però i metri li sta recuperando molti, quindi vedremo un po'. Siamo agli ultimi 500 metri e adesso li vede molto vicini i due di testa, Menonna e Smacchia. Quindi Menonna e Smacchia, ultimo giro, c'è il suono della campana per i due atleti di testa, e comunque vediamo che anche Gragnoli è a ridosso, vedremo se riuscirà a recuperare proprio nell'ultimo giro. Passo diverso dai due di testa, vedremo se riusciranno a cambiare oppure no. Siamo agli ultimi 300 metri per Menonna e Smacchia e poi Gragnoli. Adesso è 300, cerca di spingere, li vede vicini, però ovviamente ormai il distacco è stato abbastanza consistente, ci sta provando comunque con tutte le forze. Quando mancano 200 metri alla conclusione, e adesso vediamo che Smacchia rompe gli indugi e va all'attacco, quindi aumenta il proprio ritmo. Menonna rimane lì sul posto, addirittura rischia adesso di essere ripreso da Gragnoli. Ultimi 100 metri e vediamo che Smacchia sembra averla vinta nei confronti del suo compagno di avventura, che viene superato proprio da Gragnoli nel finale, quindi addirittura Gragnoli va a insegnare la testa della gara, ma ovviamente il distacco era troppo, 17:18 ufficioso il tempo di Smacchia su Gragnoli e Menonna. Ancora qualche arrivo e poi si completerà questa due giorni del meeting di Arezzo di Atletica Leggera con l'appuntamento per il 29 sempre su questo impianto per quanto riguarda l'Atletica Leggera, il 30 a San Zeno invece il trail Spreco Zero di San Zeno, che aprirà un po' anche nella nostra zona le corse su strada, che sono state anche queste molto penalizzate in questo periodo. L'atletica è andata avanti per fortuna, quindi alcune gare si sono disputate regolarmente.
ancora ultime battute per gli ultimi concorrenti che vanno a completare la loro fatica dei metri 5000, tre serie. Un resoconto direi più che positivo, circa 850 atleti hanno preso parte a questo incontro di atleti gareggiera tra la giornata di sabato e quella di oggi pomeriggio, con alcune anche gare spettacolari, innanzitutto le gare di velocità femminili con la presenza di atleti di spicco come la Bongiorni e la Siracusa, e perché no anche giovani emergenti che possono dire la loro nel proseguo della stagione. Ancora qualche arrivo, ci sono ancora quattro atleti che devono completare la loro gara, cinque atleti, e poi chiuderemo il sipario su questa riunione di atletica leggera 2021 per quanto riguarda la Polisportiva di Policiano, che ha organizzato grazie alla collaborazione dei giudici della FIDAL e dei cronometristi e poi anche del medico dottor Valerio Vergni e dell'ambulanza di Ricutino, che hanno supportato l'organizzazione di questa manifestazione, sperando che sia andato per il meglio. L'appuntamento ovviamente alle prossime iniziative e sicuramente un ambiente che potrà offrire anche qualche evento di un certo prestigio per quanto riguarda questo impianto molto bello, spettacolare, come dicevamo prima, in una situazione di questo tardo pomeriggio molto, diciamo, tenue e molto caldo anche per poter gareggiare. Ecco, complimenti anche al pettorale numero 60 Boccardi Marco dell'Atletica Calenzano, che va a completare la sua fatica. Bravissimo. Ecco qui l'arrivo dell'ultimo concorrente ed è Ceccherini Simone della Silvano Fede di Pistoia. Bene, con questo Fabio Sinatti vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime competizioni. Grazie a tutti voi e buona serata.